Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. E da questa magnifica edizione dell'Aeronautica Internazionale di Venezia con me c'è il presidente della Federazione Italiana Motonautica. Noi abbiamo voluto dedicare anche 10 pagine a questa importante federazione che rappresenta il nostro sport. Qua ci sono barche da diporto che però io ho scritto nella rivista devono tanto alla motonautica, perché se oggi le barche da diporto vanno bene è grazie a questo, a queste gare che abbiamo visto oggi, gare che permettono sicuramente di divertirsi, tanti piloti si sono divertiti, ma anche di confrontarsi, di sfidarsi tra cantieri. C'è stato tanto nella storia e si sono sviluppate carriere che poi in tutto il mondo hanno fatto la storia, ricordiamo Buzzi, ricordiamo Abate, sono tanti i nomi che hanno scritto la storia della motonautica e che poi si sono rivoltati nella nautica. E qua siamo, penso, in un matrimonio perfetto, Presidente, perché qua c'è la nautica da diporto che si sposa finalmente con la motonautica. Questo dovrebbe essere la regola generale, ovvero sia come avviene nel motociclismo, nell'automobilismo, dove l'esperienza delle corse serve per promuovere i costruttori e per migliorare il prodotto finale destinato alla grande utenza. Non sempre nella nautica questo è avvenuto, ma in molti casi... Sempre l'hanno riconosciuto, perché molti devono tanto alla motonautica. Beh, vabbè, ma mi sembra che Enzo Ferrari dicesse non fare mai del bene se non sopporti l'ingratitudine, quindi a questo punto... Non importa, l'importante è fare le cose fatte bene, poi alla fine i veri meriti verranno fuori. Dicevo comunque che l'evento di oggi è stato straordinario. 90 barche, Presidente, da tanti anni non le vedevamo, tutte insieme. Straordinario anche per il fatto che dopo 10 anni le difficoltà non sono sicuramente diminuite di un evento per organizzare un evento come questo, ma sono anzi certamente aumentate, quindi... Grande merito agli organizzatori, la federazione credo sia intervenuta soltanto per modificare alcune parti del regolamento che andavano modificate e ho sentito Giampaolo Montavoci, con l'onestà intellettuale che lo distingue, riconoscere che gli interventi correttivi fatti dalla federazione su questo regolamento sono stati utili e sicuramente alla sicurezza, ma sono convinto anche al format agonistico. Io oggi l'ho detto, non è facile nel mondo organizzare una gara con 90 barche su un fiume come il Po, insidioso, con tante problematiche. Ecco, se non ci fosse una macchina perfetta, oliata, che voi avete voluto creare tanti anni fa con la sicurezza dei Bergamo Scuba, che sono ragazzi fantastici, ma con tutto quello che gira intorno alla sicurezza, perché c'è tutto un lavoro che voi fate anche dietro le quinte per studiare formule che possono permettere anche di prendersi qualche rischio in più, ma senza poi dover piangere qualcuno. È qualcosa che io oggi ho sottolineato, è un lavoro che avete fatto in tanti decenni. Noi spendiamo molto denaro nella sicurezza, denaro che in tempi passati veniva speso per dare contributi a pioggia in cambio di voti e per organizzare feste. Noi non diamo contributi a pioggia, non organizziamo feste, spendiamo i soldi per la sicurezza e finché ci sarò io sarà così. Io oggi l'ho detto, poco fa ho detto, oggi ha vinto la motonautica, ha vinto Gianluca Carli, sicuramente c'è una classifica, ma la classifica forse in un evento così passa anche in secondo piano, perché oggi è una giornata di festa per lo sport, per la motonautica e devo dire anche per Venezia, che è una città che ha accolto tutto, ha accolto lo sport e ha accolto anche questo magnifico salone. Un bel messaggio che diamo per ripartire. Credo che oggi sia andato tutto bene. Grazie Presidente. Grazie a voi.
Scanner Marine, special boat for special people. Mitti, not only boat, a lifestyle. SPX, the new generation rib. Ecco, in questo frastuono sentite il rombo dei motori, con me c'è il team Bacchi, è Lorenzo, Lorenzo che oltre che essere un grande pilota ma è un grande amico, una persona speciale. E oggi è una grande festa motonautica ma è una grande festa di famiglia, perché qua oggi abbiamo Andrea Bacchi che era in barca col papà, non è che lo fate spesso, una gara così difficile insieme, l'avete vissuta insieme nella stessa barca, e Andrea Comello insieme invece al figlio adottivo, sempre Andrea anche te, no? Marco Fasciani insieme ad Andrea Comello nella barca di 90. Avete fatto una gara, devo dire, anche strategicamente perfetta, perché hanno fatto un terzo e un quarto ma vi siete aiutati a vicenda, quindi un team vero, avete fatto un gioco di squadra, e questa è una cosa bella nello sport, saper fare gioco di squadra, perché magari una delle due barche poteva anche ottenere qualcosa in più, hanno preferito portare a casa le due barche con due risultati, il terzo e il quarto, e questo vale più forse di un secondo. Io partirei da Lorenzo per anzianità, partiamo da Lorenzo. Dal capo. Allora guardate, noi siamo qua specialmente per il mio papà che nel 1950 ha fatto i trasporti da Venezia a Milano. E l'ho visto che c'è sulla barca, dopo, ma l'hai detto anche sul palco. E poi dopo abbiamo i miei figli, che Comello è un altro figlio mio col figlio piccolo. E devo dirvi che poi uno dei motivi per cui forse potevano guadagnare un posto in più è che davanti, perché voi siete di casa, sul Po avete le vostre aziende, e hanno rallentato, cioè c'era quel momento in cui questa è la nostra azienda, non potevi passare via a manetta. No. E lì hai detto rallentiamo. Abbiamo fatto anche per far vedere quel pochino chi siamo, e noi siamo lavoratori, veniamo da lavoratori. Ed era un'occasione unica quella di avere la Pavia Venezia che passa davanti a casa. Sì, guarda, la Pavia Venezia per me è nel cuore. Io l'ho fatto per 5 volte con una barchina lunga 3 metri con 80 cavalli e lavorato. Adesso ho delle barche un po' decenti, allora l'ho fatto con mio figlio, l'altro mio figlio. E con Comello, Andrea Comello, che ha portato quello che invece è il suo bagaglio di esperienza, perché qua ho visto che anche l'altra notte ero in giro con una barca da riporto, ma qua bisogna stare attenti perché qua corrono anche i ragazzini. E proprio ce l'hanno nel sangue la corsa, tu penso che come tutti, ho visto prima che avevi il tuo bimbo, 6 mesi era già in barca. Assolutamente sì, però devo dire che oggi per la prima volta sono venuto giù dal Po. Essendo nato in laguna, che di notte è difficile come dici tu, il Po è comunque stato molto difficile. Da Boreto in poi
abbiamo avuto un po' di difficoltà perché comunque le segnalazioni non sono così evidenti a 100 miglia. Poi Francesco sai che noi la prossima settimana abbiamo anche una gara a Ravenna con Lorenzo e tutti quanti, con quelli del team abbiamo deciso insomma... Mi piace anche il microfono così, con tutte le barche. Tutto. È già protagonista. Vuoi lasciare una dichiarazione? Con il team comunque abbiamo deciso comunque di togliere un po' manetta anche per portare le barche a casa sane, perché la prossima settimana insomma inizia il campionato, inizieranno gli europei, inizieranno il mondiale e lì sai che non ci sono amici in acqua, ci combatteremo fino alla fine. Perché devo dire che oggi ecco c'era questo clima da una parte la competizione ma dall'altra anche questa voglia di festeggiare il ritorno delle gare e un ritorno importante, 90 barche tutte insieme, un colpo d'occhio che faceva venire i brividi, no? E quindi penso che anche voi l'avete visto non solo come l'evento sportivo dove la competizione è prioritaria, il risultato, ma voler far parte di una festa. Esatto, erano mesi e mesi che non mettevamo il sedere in barca e penso che questo sia la cosa, una manifestazione che faccia iniziare il nostro anno al meglio dei modi e speriamo che vada bene. Vediamo un attimo a Ravenna come vada. E tutto qua. Ma le coppie sono definite, rimangono queste. Andrea Bacchi con l'ultima cosa. A Ravenna ci sarà Giovanni Carpitelli, il campione del mondo di Dubai, che ha rotto le scatole a Dubai, quello, e correrà con Bacchi Andrea. E io correrò con l'altro mio figlio. Io devo ancora firmare il contratto con Lorenzo. Devi ancora firmare il contratto col team, sì. Per cui sei in una fase, diciamo sei in prova. Esatto. La prova però l'ha fatta bene oggi. Però c'è da dire che anche come gradi Giovanni Carpitella, ci inchiniamo tutti di fronte a Giovanni, come fai? C'è solo da imparare, no, Giovanni è un grande campione davvero che ha dato a molti campioni la possibilità di crescere, no? Perché poi è uno che non è geloso e dà. Lo aspettiamo a Ravenna, lo aspetteremo all'Europeo e io correrò con Marco, come lo sarà la prossima stagione, non si sa cosa succederà e vediamo quest'anno cosa succede. Marco, tu ci devi spiegare perché, allora ha detto figlio adottivo, che vuol dire? Figlio adottivo, sono entrato a far parte della loro famiglia 4 anni fa. In che modo? Iniziando tutto con Andrea che giocavamo insieme a rugby e dopo sono diventato il moroso di sua figlia. E quindi adesso fai parte della famiglia Bacchi e lui ormai ti ha preso come un figlio. Sì, mi ha preso come un figlio. Beh, questo è bello della motonautica che tutti mettono il casco, col casco in testa diventano ovviamente, pensate anche a portare a casa questo trofeo, che dov'è? Eccoli qua, guarda i trofei qua che ci sono qua, ecco questi sono belli perché sono quel giusto premio finale di uno sforzo che richiede tanto impegno anche prima della gara, perché penso che avete lavorato tanto, no? Come team per preparare una gara così, non è proprio un gioco. Esatto, sembra in partenza. Loro vedono la parte bella, questa qua, no? Esatto. Festa. Fin quando i primi mezz'ora, 40 minuti fino alla tappa Boretto è stata semplice, possiamo dire, ma da Boretto in poi abbiamo trovato alcune difficoltà che penso che non era così facile come pensavamo. Infatti però... noi abbiamo visto che Francesco, che 5 minuti prima di andare in acqua stavamo cambiando un motore. Ma io poi ho notato che dopo Boretto, verso il finale, quando ormai stava finendo la gara, avevate tenuto voi un po' la testa, no? Quindi loro vi seguivano. Poi è subentrato il veneziano che conosceva proprio la zona e ha detto aspetta un attimo che vado avanti io. Ho detto vai pure avanti tranquillamente. No! Sì, mi ha detto vai, lasciali là, vai. Ho visto quando c'era quell'isola che ha detto da che parte passo? Io ho detto ecco che è uscito Andrea Comello che conosce la zona. Sì, perché Marco mi ha detto vai, lasciali là, vai. Allora, gli ha detto te qual era la strada giù? Perché qua io ieri sera ero in giro con una barca di porto. No, raga, è difficile. No, non è facile. Il Po e la laguna. Io ti devo fare un complimento a te perché sei molto bravo. E ti dico, a Ravenna ci vediamo o gli europei ci vediamo per forza. Dobbiamo andare avanti con questa cosa. Ma io ci sono perché quest'anno dobbiamo fare i fuochi d'artificio. Ma soprattutto perché chi vede deve capire che qua c'è un mondo da vivere come sport che poi spesso coincide con quello che è la passione nostra di andare per mare con qualsiasi barca. Queste sono barche, è la massima espressione, la velocità pura. Però dicevo prima col presidente,
là ci sono barche da diporto che devono dire grazie a tutto quello che avete fatto voi con le gare, voi inteso come tutto quello che è la motonautica, non soltanto il team Bacchi, ma tutto. Abbiamo visto prima girare Tullietto Abate, abbiamo visto nomi che hanno scritto pagine importanti. Qua nascono le soluzioni, quelle soluzioni che poi vengono adottate anche nel diporto, e quindi è importante che intanto i cantieri siano vicini alla motonautica, ma che anche la gente venga a vedere le gare e si appassioni magari con qualche campione nuovo. Davvero complimenti a un team che ha dato una bellissima immagine oggi, portando con uno sforzo importante, perché sono due barche impegnative, ha rischiato di mettere in pericolo il campionato italiano, perché avete preso i vostri rischi, avete rischiato di compromettere la prima gara, però avete detto noi non possiamo mancare a un appuntamento che giocate anche loro, soprattutto loro è di casa. Poi nel nostro sangue. Anche tu, perché poi l'arrivo è casa tua. Là era casa sua. La partenza era casa sua, l'arrivo era da me. E quindi è stata una bella manifestazione. Io ho detto prima, non l'hanno vinto, i trofei sono una cosa bella, ma qui ha vinto la motonautica, tutti i piloti che c'erano, tutte le 90 barche hanno fatto quello che noi non pensavamo che si potesse fare. E l'amicizia ha vinto. E anche l'amicizia. E quindi alla prossima, che sarà l'anno prossimo per quello che è la Pavia Venezia, invece noi con Team Bacchi prossima domenica si inizia a fare sul serio il campionato italiano. Noi ti aspettiamo, Pires, perché senza di te non siamo niente, ci vogliamo sempre ai nostri fianchi. Grazie Lorenzo, complimenti a voi, complimenti a tutti. Grazie a Lorenzo, non ringrazio Lorenzo. Davvero. Grazie, se sono qui è grazie a Lorenzo. Lo so, ma è un uomo fantastico, l'ho detto all'inizio, prima che un campione, prima che un pilota, è un grande uomo. E questo a noi piace, quando ci sono persone così genuine, no? Che hanno la passione, ma che hanno anche quel pizzico di follia che lo porta a fare cose che magari non hanno una ragione, che non è come la matematica, no? Segui il cuore. La volontà del bene, la volontà del lavoro. Quando vuoi bene, il cuore comanda. Il cuore comanda. Grazie Pira. Grazie, ciao Lorenzo. Grazie. Backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. E allora, amici di Non Solo Mare, siamo nella location da cui Sergio Davici è abituato ormai da sempre a fare le sue avventure. Da qua partono tutte le sue avventure. Marina della Renella, qua siamo al White Club, che è un luogo fantastico anche e soprattutto per il diporto. Sergio invece lo prende anche come base logistica per poi lanciarti. Abbiamo visto quando il gommone è pronto
vicino che viene per essere varato sembra un missile pronto a... devi dare solo le coordinate, le prossime coordinate saranno quelle di Los Angeles, pensate un po', da Palermo a Los Angeles. Oggi però è una giornata particolare, una giornata di festa dove sono venuti tanti amici, tante persone vicine a Sergio, e con noi c'è anche Salvo che è Suzuki qua a Palermo. Lui seguirà poi anche tutta la parte, ha già iniziato per la verità a seguire tutta la parte tecnica per quanto riguarda che i motori devono essere perfetti, anche se ieri parlando mi diceva che insomma tra un po' sarete disoccupati perché Suzuki fa i motori che non si rompono mai, c'è mai niente da fare. I motori sono affidabilissimi, però i controlli vengono fatti regolarmente per essere sicuri che i clienti oppure anche Sergio con la sua... C'è quella, ho visto ieri che c'è questa nuova che Suzuki dà prezzo e pacchetto. Sì. In concessionaria abbiamo il poster appeso dove il cliente può consultare e vedere quanto effettivamente costa la manutenzione del suo motore. Quindi non è più legato a singola officina. No, basta prendere con l'applicazione e si esce quanto dobbiamo spendere. Sì, esattamente, il cliente sa effettivamente quanto andrà a spendere effettuando il tagliando del suo motore. Quanto ha speso Sergio? Ieri gli hanno regalato anche una bellissima moto, poi vedrete le immagini. Sono stato quello a ritirarla, tra l'altro, una moto, beh, insomma, un amore ormai diciamo consolidato quello con Suzuki. Beh, con Suzuki è un amore che ormai sono quasi 10 anni. E quindi il mio cuore batte Suzuki, come si suol dire. Ecco, ma questi motori che sono i DF300B, li abbiamo provati prima, rispetto ai 350? Allora, le prestazioni sono abbastanza simili, hanno una curva diversa. Perché sottolineiamo, il mezzo è lo stesso praticamente che hai usato 2 anni fa. Il mezzo è uguale, addirittura leggermente più pesante. Il 300 ha una caratteristica che magari qui non è molto importante, ma la caratteristica fondamentale del 300 è quella che può utilizzare un carburante con meno ottani. E allora qui nella realtà nei nostri benzinai il problema non si pone, ma all'estero da qualche parte potrebbe essere utile avere questa indicazione in più per essere un attimino più tranquilli. Ecco, e siccome però i diportisti che viaggiano in Italia questo problema non ce l'hanno, ecco, invece tecnicamente ho visto che sono motori che comunque io sono salito a bordo, non ho percepito la differenza dei 350. No, l'unica cosa che percepisco è sicuramente forse un paio di nodi in meno di velocità, 2-3 nodi, ma poi nella realtà anche un'elica più corta, una 22,5 per il momento, non si nota assolutamente, anzi forse sotto alcuni punti di vista all'inizio sembra quasi anche una curva più performante. E quante sono? Allora adesso entriamo un attimo perché l'avventura di Sergio inizierà ormai tra non molto, perché dopo l'estate diciamo quasi in inverno, no? Genova verrà annunciato proprio il giorno della partenza. È stato un anno molto difficile, Francesco, un anno difficile perché non dimentichiamo che è un anno in cui la pandemia ha veramente condizionato tantissime situazioni, iniziative, eventi, non solo iniziative ma anche proprio il parlare, il comunicare anche con altri paesi è stato veramente un problema. Però ci sei riuscito, ecco, diamo qualche indicazione su quello che sarà questa nuova avventura che vivrete penso all'inizio del 2022, perché partirà un po' prima ma noi la vivremo intensamente nel 2022, quindi ai primi mesi del 2022 sarai chissà dove. Ecco, diamo un'idea, parti da qua, questo sarà allora, proprio... Maria Ranella, la partenza quindi Palermo, poi si fa rotta verso Gibilterra passando da Mallorca. Quindi fino a Gibilterra diamo per scontato che è come prima, perché anche se per lui è un miglio, però è una rotta che hai fatto già diverse volte, no? La conosco, quindi rotta per Gibilterra, poi ovviamente si fa rotta per le Canarie, Canarie, Capoverde c'è il grande salto, che dovrebbe essere la Guyana francese. Più o meno? Miglia? Ma guarda, le miglia potrebbero essere 1.800 o qualcosa in meno o qualcosa in più, quello è ancora stiamo valutando. Poi si sale in latitudine, si passa dai Caraibi. Io ti potrei raggiungere i Caraibi. Suzuki, ci pensa Suzuki a farmi arrivare ai Caraibi. Poi Panama, e dopo Panama c'è proprio un lavoro molto particolare perché poi si sale di latitudine, si fa tutto il Messico, il Guatemala prima, Porto Quetzal, il Messico, e c'è una collaborazione con proprio i Suzuki Mondo. E mi diceva, ecco, questa avventura è sotto Suzuki Giappone, perché Suzuki Giappone ha incaricato Suzuki Italia, ma è intervenuta allora, direttamente. In realtà sì, ormai è più una cosa globale.
quindi diciamo il cuore è in Italia e grazie a Suzuki Italia è partita e va avanti. È normale che poi sia il Giappone sia altre appunto altri stati sono coinvolti, da Suzuki America, Suzuki Messico, Guatemala, Trinidad e Tobago, che mi aspettano tra le altre cose. Proprio l'altro giorno, visto che io sono anche diciamo fra virgolette anche diventato testimonial moto, mi verranno a prendere in moto. Ci sono tanti progetti e notevolissima dotazione di apparecchiature elettroniche grazie a Simrad, insomma. Ecco, hai quasi l'impressione di essere un elicottero. Esatto, dà l'impressione di essere un elicottero e soprattutto hai voluto avere tutto diciamo in doppio, quindi con la possibilità, quello è il minimo. VHF, lo stesso navigatore, il cartografico, tutto doppio. Due parole però su quello che invece è questa tecnologia della timoneria elettronica, perché tu sei il primo a averla montata. La timoneria totalmente elettronica, gli attuatori elettronici, la nuova, quindi niente olio, che si star non ha olio. C'è anche il sistema joystick, ovviamente è un giocattolo molto costoso, ma è un giocattolo spaziale, perché tu ti rendi conto che è fluida. Infatti abbiamo visto prima quando azionava il joystick, effettivamente anche il rumore lo si sente proprio, che dà l'idea di non fare nessuno sforzo, è fluida. Sì. Questo per quanto riguarda la gestione dei motori. Ecco, poi lui ha detto importante, sono italiani, ma Salvo penso possa confermare che è molto importante anche il lavoro che c'è, in questo caso in collaborazione anche con Nova Jolly, un giusto assetto, quindi i motori montati bene, perché questo è lavorano meglio, no? Importantissimo sia per i consumi, ma anche per un problema proprio di navigazione. Quindi voi scegliete anche a volte la configurazione di come installare la distanza tra i motori, l'altezza, in base al mezzo e all'uso che magari qualcuno ne fa. Certo, anche il discorso delle eliche sono molto importanti, individuare il passo. Quindi ha scelte corte? Sì, non so se lascerà queste per la partenza, poi. Sì, nella realtà avevo montato le 24, sono passate alle 22 e mezzo, molto probabilmente utilizzerò questa per la partenza e poi a settembre e ottobre faremo tutta una serie di prove pesi e tutta una serie di situazioni. Quando poi affronterà quel tratto di 1.600, 700, 2.000 miglia, quelle che saranno, lì saranno circa 3.000 kg se non sbaglio, che vanno a sommarsi a quello che è già tutto. Anche di più. Anche di più. È importante avere un'elica che ti permette in questo caso, anche col sistema Dual Pro, perché adesso al di là del passo dell'elica, ma questo diceva Sergio, sembra di averle ridotte, sembra di avere un 4x4. Sì, confermo quello che dice Sergio, perché effettivamente... Molto timido Salvo, ma poi in negozio quando andate a trovarlo non è così timido. Diciamo c'è la telecamera. C'è anche il pezzo forte dietro che è Raffaella, che non è per niente timida, ecco, saluta. L'abbiamo vista in diretta. Ecco, che insomma è la moglie di Salvo ed è molto grintosa, anzi sembra quasi una bambina, no? È contentissima a questo nuovo giocattolo della concessionaria Suzuki ed è lì che vuole vendere motori a tutti. Quindi la parte contatto col pubblico per quello che è la gestione ci pensa lei, poi tu sei la parte invece sostanza che dà la possibilità a tutti di godersi i motori nel migliore dei modi, no? Avete fatto una coppia perfetta. Perfetto. Francesco, qua i ragazzi devono lavorare e quindi noi adesso li salutiamo tutti, perché si devono preparare per l'aperitivo al White, è una cosa eccezionale, quindi insomma voglio dire, Maria Renella, ma noi ci troviamo in questo momento anche al White e ringraziamo i ragazzi del White che si stanno preparando. E cioè, guarda lì, eccoli qua che li stai salutando, si sono fatti vedere. Ciao. Eccoli che passano. Complimenti ancora e anche a Salvo che ha creduto in Sergio Davi e nella Suzuki, che è una grande casa, perché davvero dà modo a tutti di andare per mare con quella giusto relax, con quella giusta tranquillità con cui si può affrontare una bella giornata come oggi. Poi lui fa qualcosa di più. Sì, grazie. Ciao Salvo. Ciao. Grazie, ciao.